Buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti in questo nuovo appuntamento, eccoci come di consueto in un nuovo incontro della nostra rivista, della nostra rubrica Oltre Sogni Lucidi e Viaggi fuori dal corpo. Benvenuti. Colgo l'occasione naturalmente per ringraziare sempre Enrico Ballantini e Danna tamborini Torre. Li ringrazio sempre naturalmente per avermi ospitato in questa rubrica. Nuovo appuntamento, nuovo argomento. Ossia, si parla sempre di OBE di Viaggi Astrali, quindi sogni lucidi, perché i sogni lucidi fanno parte ormai di questa, di questa realtà. Che ci accompagna e ci può fare, ci dà modo di sperimentare chi veramente siamo, e quindi eh, ci dà modo di, poter, di poterci vedere dentro, no? in profondo nella nostra anima, e quindi cercare di scoprire noi stessi. I sogni sono un modo per, per approfondire la nostra natura, per scoprire realmente chi siamo, quindi la nostra, la nostra vita. E sono un, un appuntamento che noi abbiamo tutte le notti quando, come sappiamo, quando andiamo a dormire. Ma questi sogni poi ci danno l'opportunità di entrare in profondità dentro la nostra anima. Quindi, eh, quello che cerchiamo di raccontare in questa rubrica è il modo per, per risvegliare noi stessi in questa nuova dimensione, la dimensione del, del sogno, che spesso e volentieri sottovalutiamo, per renderci consapevoli e. Conoscere noi stessi si passa dal sogno, si arriva al sogno lucido per poi varcare ulteriormente un'altra porta, che è quella del viaggio astrale, chiamato anche dai vari eh, autori, esoteristi, scrittori come OBE, out of body experience, esperienza fuori dal corpo, sperimentare noi stessi in un altro corpo, un altro corpo che è diverso da quello, da quello fisico. E quindi conoscere in realtà la nostra la nostra natura cosa noi siamo oltre la parte fisica la parte eh, diciamo più materiale no noi ci identifichiamo con qualco qualcosa che eh, mh, ci identifica come come noi stessi ma in realtà non siamo noi non siamo in pieno nelle nostre facoltà quando Comprendiamo e sviluppiamo noi stessi soltanto nella natura fisica, ma rientriamo in possesso di tutte le nostre facoltà quando ri riportiamo, riusciamo a connetterci con gli altri corpi, con, con la nostra natura più sottile e con la nostra natura più, eh, diciamo, eh, spirituale. Allora, eh, questa sera io ho messo come argomento di discussione eh, non poteva mancare questo 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 argomento perché è in realtà riguarda riguarda i toni binaurali ossia dei particolari suoni che ci servono per poter sperimentare una proiezione astrale i toni binaurali servono a tantissime cose e in realtà a noi ci interessano eh, dei suoni specifici che sviluppano dentro di noi determinate frequenze e che ci aiutano e tra le tante cose a cui servono i toni benorai, a noi ci interessano questi toni che ci aiutano per poter avere una OBE, un'esperienza extracorporea. Quindi io Normalmente non um, ci sono dei metodi, dei metodi per poter sperimentare le obbe che si chiamano metodi indotti, ossia, noi eh, ci eh, cerchiamo di utilizzare altre un aiutino, diciamo, un qualcosa di esterno che ci aiuta a a, a, eh, ad ottenere determinate vibrazioni. Eh, che in un certo senso ci danno un po' uno scossone, no perché ci fanno capire che stiamo per avere una OBE, quindi ci fanno entrare in uno stato differente, quelli che vengono chiamati stati straordinari di, di coscienza. E questi stati li otteniamo con questi metodi indotti. Io tra tutti i metodi indotti, ho, eh, quelli che preferisco riguardano i toni binaurali, I toni binaurali che vengono eh, utilizzati dal Morro Institute sono stati brevettati dei toni specifici che si chiamano Emisync. Non vi voglio anticipare nulla perché ci racconterà tutto quanto il nostro ospite Davide Rossoni, che è un trainer del Morro Institute, che abbiamo qui questa sera in anteprima assoluta su Focus 3.0. E lo, lo per la prima volta perché non è mai venuto quindi l'abbiamo come nostro ospite. Allora, io lo sto chiamando, eccolo qui, eccoci qua. Ciao Davide, ciao Michele, buonasera Mi a tutti, bene? buonasera, ciao Davide e quindi nulla. Eh, Davide, alcuni lo, già lo conoscono perché un po' gira per tantissimi gruppi, fa tantissime attività e anche traduttore di, di libri, sempre nel, nel campo olistico, esoterico, e si occupa proprio di un po' quello che è anche la vita nell'aldilà, nella, nella, nell perché eh, fa una serie di corsi che eh, sia, eh, sia trainer del Monroe Institute, ma ultimamente anche trainer del, del metodo di Bruce Moen, quindi eh, autorizzato qui in Italia. E quindi l'unico trainer diciamo, autorizzato, io credo, <ride> almeno, almeno qua in Italia. E niente, Davide, parlaci un po' di te, presentati. Allora, eh, hai già detto tutto tu, praticamente. <ride> eh, il mio percorso è abbastanza variegato. Parte da un'esperienza religiosa, eh, cristiana, che è durata 15 anni, poi sono passato per un cammino iniziatico e seno di 7 anni. E poi sono arrivato a, a scoprire eh, questi suoni e di conseguenza al Moro Institute e questi suoni che eh, facilitano l'accesso a stati di coscienza più sottili rispetto a quello ordinario, lasciando sempre il controllo dell'esperienza alla persona, allo sperimentatore, quindi alla persona che sta vivendo, uh, sta facendo questo tipo di sperimentazione. Eh, questa cosa mi ha entusiasmato perché eh, ho trovato una tecnologia trasversale a qualsiasi sistema di credenze che mi, mi permetteva di fare esperienza semplicemente e di credere quello che volevo. Quindi non dovevo avere delle credenze prefissate, non mi venivano trasmesse delle credenze ben definite, ma potevo credere quello che volevo. Quindi, una, se vogliamo, un cammino di libertà. Uno strumento, fondamentalmente uno strumento per facilitare l'accesso a stati di coscienza più sottili rispetto a quello ordinario, questa è la, la tecnologia. Ma come poi... ti è nato questo interesse verso gli Emisink, verso soprattutto la. innanzitutto verso la sperimentazione di questi di questi stati no, extraordinari. Da, do, da dove è nato? Da che episodio? E mh, io non so se posso dirlo, ma so che tu hai anche fatto un percorso religioso, quindi magari sì. se ci vuoi dire un po' come è nato tutto quanto, no? Allora, eh, per quanto riguarda Emisinc e l'esperienza extraordinaria, devo dire che ho, ho un ricordo dell'adolescenza quando più o meno le superiori, seconda, terza superiore, tornavo a casa da scuola, mi buttavo sul letto. E cercavo di rilassarmi perché avevo accumulato tutta una, tutta una serie di, di tensioni, di, di ansie durante, la, durante la, la giornata scolastica. E mi ricordo che entravo in uno stato di rilassamento profondissimo, mantenendo però la mente sveglia, ma sulla, sulla soglia del sonno. E quindi e rimanevo in quello stato, magari anche per mezz'ora, 40 minuti, proprio per ricaricarmi. E poi. Anni dopo mi sono imbattuto in, uh, nei, nei libri di Robert Monroe ed io ho scoperto che questo stato che io sperimentavo spontaneamente era in realtà propedeutico a fare tutta una serie di attività, tra i quali anche la preparazione all'esperienza extracorporea vera e propria. Quindi, voi delle esperienze spontanee che, che mi, sono, mi sono accadute nel tempo, eh, di esperienze extracorporee, Vuoi il desiderio di comprendere di più questo fenomeno e di, um, di, di, di capire esperienzialmente se veramente ero di più del mio corpo fisico. E quindi non solamente averlo come credenza o come speranza, ma proprio scoprirlo. Um, ma tu, tu hai accennato all'esperienza religiosa. L'esperienza religiosa è stata importantissima per me. Eh, è qualcosa che, che tuttora nel mio cuore è, è, è stata preziosa. Preziosa, sì. Poi non, non diciamo, esulo da questo contesto che trattiamo questa sera, però certo. mi ha lasciato qualcosa. Però è una cosa che incuriosisce molto perché uno è abituato a pensare, diciamo, ai religiosi come un po' sai il contrasto tra religione e spiritualità. Invece, contrariamente, tu ti sei avvicinato diciamo alla, alla spiritualità reale, quindi a quella della, spiritualità che riguarda più che il credo la ricerca, la ricerca tramite l'esperienza. Quindi suscita sempre un po' di curiosità questa, questa cosa. Quando diciamo di questo tuo percorso religioso, che in realtà è stato non è stata una cosa fine a se stessa, ma è stato proprio un punto di lancio verso. Un, un incontro con una sperimentazione di qualcosa in, di interiore, reale, quindi qualcosa che ti riguardava? Ma... Allora sì, ehm, per me la religione oggi è un, uno spunto per la spiritualità, quindi per un, per un contatto con il divino, in qualsiasi maniera una persona lo oh, interpreti, quindi che sia il divino dentro di sé. O il divino anche al di fuori di sé, ognuno poi è libero di pensarla come desidera. Ecco, per me, la spiritualità è, è coltivare questo, questo aspetto divino dell'essere umano per un'evoluzione, un, un per eh, un miglioramento del, della vita della persona e anche di chi ci circonda. Questo. E poi, negli ultimi anni, è arrivato questo metodo. Di Bruce Moen di esplorazione dell'aldilà, che è un altro metodo che senza usare tecnologia favorisce eh, l'esplorazione dell'aldilà, partendo come base dal, dall'uso dell'immaginazione. Quindi l'immaginazione come, come mezzo di percezione. Ma questa è ancora un'altra storia. Magari te... allora, Proprio per sottolineare paura. che in realtà noi abbiamo questo strumento potentissimo che è EmiSync. Ma questo ci serve per sperimentare, dopodiché a un certo punto tu arrivi a un certo livello in cui dici Ok, adesso vado da solo, vado con i miei piedi. Quindi, una volta che tu provochi questi stati interni di coscienza, sei poi in grado di riprodurli volontariamente. Quindi senza poi il bisogno di emisync. Quindi, un po' la, la cosa, la dimostrazione è stata proprio questa: il fatto che tu comunque poi ti sei, ti occupi comunque di emisink. Ma allo stesso tempo ti occupi anche di non emisink. Quindi questo è molto molto importante. Quindi, eh, eh, e spiegaci un po' dai, dici un po' a so questo punto, poi mh, cosa sono questi emisink, Insomma, allora, chiedi, scusa, entriamo con... proprio nel fulcro. Dammi dai. solo Vai. un spazio per un piccolo aneddoto, perché è proprio collegato a quello che stavi dicendo tu adesso, sull'importanza che ogni persona si trasformi. In un esploratore per trovare le proprie risposte. Allora, racconto un piccolo aneddoto perché è estremamente significativo. Ci sono delle persone che hanno appreso questi, questi strumenti che, che condivido con le, con le persone, no? E eh, recentemente, eh, ho, insieme a una un'amica Edelweiss, abbiamo tradotto e pubblicato un, una, un libro sull'aldilà. Eh, e in questo libro si narrano tramite le esperienze fuori dal corpo, si narrano tutta una serie di, eh, di vicende che l'autrice ha vissuto, e così via. Ora, eh, molte persone sono affascinate, incuriosite da, da questo libro, no? poi ci sono degli esploratori esperti che cosa hanno fatto questi, questi signori qua, fantastici. E hanno detto, ma noi abbiamo gli strumenti, andiamo a contattare direttamente l'autrice, vediamo cosa ci racconta. E questo hanno fatto e mi si è aperto il cuore, perché quella era proprio la dimostrazione di come gli strumenti non devono essere fini a se stessi, ma per ottenere le proprie risposte. Ecco, quando ciò accade, la persona non, non si appoggia più su nessuno per avere conoscenza. Non, non si impoggia su, su intermediari o su figure su istruttori, eh, ma ottiene personalmente le proprie risposte, e questa è la cosa più straordinaria. Allora, mi chiesto, Inizio. allora andiamo a vedere. Andiamo, andiamo a vedere. Un po MC, MC, sì. Perché tutti quanti okay, allora, siamo ormai curiosi, io li conosco bene. di sì. sperimento ormai da tempo. Io Emisic per me ormai è diventato il pane quotidiano perché. Li utilizzo insieme alle tecniche, diciamo, del della FACE School, le tecniche che io insegno, quelle di Michael Raduca, e accompagno, diciamo, queste tecniche con EmiSync. Quindi, per me, questo, diciamo, è il, il massimo, perché hai uno strumento che in realtà ti dà molta, molta energia, ti dà un punto di vista, un qualcosa di veramente, eh, una spinta in più, si può dire, no? che accompagnata dall'intento, dalla volontà, ma anche dalla tecnica, riesce in questo modo a, a, ad avere il risultato che vuoi, quindi il risultato voluto. Ok, raccontaci un po', spiegaci un po', Davide. Allora, un attimo che, che vi, allora, vi racconto con l'uso di una, di una presentazione. Sì, sì, sì. Eccola qui. Allora, quando si parla di Amy Sink, necessariamente si parla di Robert Monroe, Conduttore radiofonico, un uomo d'affari, una persona estremamente ordinaria, che però nel 1958 ha avuto la sua prima esperienza fuori dal corpo. Era sdraiato nel letto e a dormire e si è ritrovato sul soffitto di casa sua. Da lì ha guardato sotto e ha visto che c'era sua moglie a letto con un uomo nel letto. Ovviamente si è un filino preoccupato, si è inquietato di questa situazione, si è avvicinato all'uomo dalla sua postazione, dal soffitto, per capire chi era e si è reso conto che quell'uomo nel letto era lui. Ma lui era anche quello che era sul soffitto. Quindi una parte di lui era sul soffitto, una parte era nel letto che dormiva. Potete immaginare, oggi nel 2023 uno va... Eh, in internet metti in un motore ricerca esperienze fuori dal corpo, o, o ascolta Michele che, che racconta tutta una serie di eh, tutta una serie di informazioni su, in questo campo e, e quindi c'è informazione. A quel tempo là l'informazione era veramente molto limitata. Quindi, questo uomo qui che cosa ha fatto? Ha semplicemente vi faccio la, la versione breve della, della storia per arrivare proprio al punto saliente che sono ViniSink e la tecnologia che favorisce l'esplorazione anche perché come diceva Michele questa tecnologia serve a tantissime cose a rilassarsi a dormire per lo studio eh, per fare i sogni lucidi e per tantissime altre cose ma noi adesso ci focalizziamo per le esperienze fuori dal corpo e quindi che cosa ha fatto questo questo Robert Morrow praticamente ha eh, raccolto le sue eh, esperienze in un libro, i miei viaggi fuori dal corpo che ha pubblicato e poi la pubblicazione del libro ha fatto sì che diverse persone si avvicinassero a lui o erano curiose, volevano sapere di più di, su questo fenomeno e lui ha, ha scelto alcune persone, una, un ingegnere e un fisico nucleare soprattutto e gli ha detto sentite vediamo se riuscite a trovare o a creare o a scoprire una tecnologia che faciliti la possibilità di replicare le mie esperienze in maniera più scientifica possibile, cioè che sia uno strumento che può, può utilizzare chiunque. Queste persone si sono messe all'opera e hanno scoperto una tecnologia. Nella, in realtà non l'hanno scoperta loro, l'hanno riscoperta perché questa, questa tecnologia dei toni binaurali o battiti binaurali era stata scoperta da uno studioso tedesco nel 1839, il quale però poverino non aveva a disposizione i mezzi per capire la portata di questa scoperta. Quindi che cosa hanno fatto questo, questo ingegnere e questo fisico? Hanno preso questo strumento, hanno parlato con Morro e hanno cominciato a, la sperimentazione, quindi vedere se questi suoni, che adesso vi spiegherò nel dettaglio, potevano favorire una, eh, un accesso a stati di coscienza. Più sottili rispetto a quell'ordinario, ma sempre se sotto il controllo dell'individuo. Ogni tanto qualcuno mi dice: Ma questi suoni qui sono equiparabili a delle droghe elettroniche? No. no, perché quando una persona assume degli stupefacenti il, o, o, o beve molto alcol, il controllo va a farsi benedire, non c'è più. Qua invece una persona vive l'esperienza facilitata dalla tecnologia. Sottolineo facilitata perché la tecnologia non ti obbliga a fare l'esperienza, ti porta sulla soglia dell'esperienza. Ma come ben diceva Michele, ci vuole l'intento della persona, ci vuole la disponibilità, ci vuole l'apertura, ci vuole il coraggio per fare l'esplorazione. Ecco, e, eh, e quando queste persone quindi hanno, hanno sperimentato e sperimentato e hanno trovato la tecnologia. Robert Monroe ha creato il Monroe Institute, che ha sede in Virginia, per favorire l'esplorazione della coscienza umana e la sperimentazione di stati di consapevolezza espansi come mezzi per creare una vita felice, libera e consapevole. Vediamo la tecnologia EMISYNC come funziona. E per spiegarlo devo dire, darvi delle informazioni sul nostro cervello. Avrete sentito parlare dei due emisferi cerebrali: emisfero sinistro, logico, razionale, presiede alla, alla nostra funzione del linguaggio, ed emisfero destro, creativo, intuitivo, emozioni, sono profondamente diversi nella loro maniera di, eh, di funzionare, di lavorare. Perché per l'emisfero sinistro. 1 più 1 fa sempre solo ed esclusivamente 2. È scientifico, è matematico, non si discute. Per l'emisfero destro, invece, 1 più 1 fa, dipende dalla situazione. Potrebbe fare 2, ma 4, 5, meno 10. L'emisfero sinistro prende l'esperienza del passato, le elabora per, per, per preparare il nostro futuro, per programmare il futuro. L'emisfero destro è, vive nel qui e ora. Quindi potete capire come queste due diverse modalità entrano, entrino spesso in conflitto. E a meno che non abbiamo degli strumenti o dei mezzi per metterli d'accordo questi due emisferi, eh, la situazione è un po' complicata perché c'è questo conflitto. Il nostro cervello funziona anche a frequenze diverse. A seconda delle attività in questione siamo coinvolti, ad esempio, adesso tendenzialmente siamo in onde beta 14-30 Hz, stato di veglia, attenzione, attività quotidiana. Ben diverso è il funzionamento del nostro cervello quando andiamo a dormire. Scendiamo eh, a seconda se sono leggero, onde teta 4-7 Hz, oppure delta 05-4 Hz se il sonno è profondo. Ora, non è così facile passare da uno stato all'altro rapidamente. Ad esempio, chi soffre di insonnia sa com'è difficile passare dallo stato di veglia allo stato di sonno leggero, profondo. Ed è difficile per talvolta farlo a meno che non abbiamo degli strumenti o dei mezzi. Vediamo come funziona la tecnologia. Ipotizziamo di mettere un suono da 100 Hz in un orecchio e un suono da 104 Hz nell'altro orecchio. Che cosa avviene nel cervello? Avvengono due fenomeni: emisfero destro ed emisfero sinistro si sincronizzano. E la seconda cosa che accade è che il cervello crea un impulso elettrico, tra virgolette, un suono perché 4 Hz non è udibile dall'orecchio, ma questo, questo fa sì che il cervello crei questo differenziale, questo 4 Hz. Questo 4 Hz è la chiave di accesso a uno stato. Torniamo qua. Ecco, siamo a cavallo tra le onde teta e le onde delta, Quindi, Possiamo dire che chi sente questo suono, opla, un attimo che lo recupero, eccolo qui, chi sente questi due suoni, 100 e 104, il cervello produce un suono, tra virgolette, di 4 Hz, si sente molto rilassato verso il sonno, gli viene da dormire. Questa è la magia di questi suoni di questa tecnologia basata sui patiti binaurali che si chiama Emisync. Qui sopra trovate il nome, Emisync. Quindi lavora sul differenziale dei due suoni. Ora, questo è un esempio didattico. In realtà è, è molto più elaborata la tecnologia perché non sono solamente due suoni, ma sono fasci di suoni di frequenza. Quindi è molto di più. L'Istituto Morro ci ha messo Tanto tempo a trovare le frequenze migliori per facilitare l'accesso a stati di coscienza più sottili rispetto a quello binario. Perché non tutte le frequenze vanno bene, nel senso che ci sono alcune, magari, che, eh, che ti fanno dormire profondamente, altre invece che ma ti mantengono troppo lucido. Bisognava trovare le frequenze migliori. Ecco, questa qui è la cosa fondamentale abbiamo sempre il controllo o il controllo dell'esperienza. E questo è fondamentale, perché la nostra parte razionale vuole avere il controllo, non vuole ritrovarsi in situazioni in cui si abbalia di non si sa che cosa. Ecco, ciò non deve accadere. E questo è il bello della tecnologia. In qualsiasi momento io mi tolgo le mie cuffie e lì finisce uh, l'effetto di questi, uh, questi suoni. Come dicevo, ci sono delle applicazioni eh, emisync specifiche per favorire l'uscita dal corpo. Come vi dicevo prima, favorire. Ok? Non obbligare a uscire. Ogni tanto qualcuno mi contatta e mi dice "Ma allora se io provo emisync uscirò dal corpo?". No. È probabile, è possibile, ma non è matematica. Devi lavorare sulle tue credenze limitanti. Se tu credi io non ce la farò mai. Uh, io non sono capace. Gli altri sono più bravi di me. Io non sono portato per queste cose. Non vai da nessuna parte. Puoi usare tutta la tecnologia che vuoi, ma non vai da nessuna parte. Se io ho una paura terribile che là fuori ci sia il babao che mi salta addosso appena faccio un'esperienza straordinaria e ho una gran paura del babau. Non vado da nessuna parte. Quindi, il lavoro sulle proprie paure e sulle proprie credenze limitanti è un lavoro che deve fare l'individuo, non può farlo nessun altro. Quindi, la tecnologia aiuta? Sì. Favorisce le esperienze? Sì. Mi garantisce di farle? No. Questo, questo bisogna dirlo con, con estrema chiarezza. Ecco, ho cercato di, di spiegare nella maniera più sintetica possibile come funziona questa tecnologia. Ora, chiaramente, se, 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 se hai delle yeah. domande, tu mi chiedi, no, o le persone. È, infatti, hanno anche delle questo va, va chiarito perché eh, molti mi dicono: Ma se tu mi fai ascoltare questi msync mi garantisci che io poi ho un OBE?? Questa è una delle domande che viene fatta più spesso. Quindi, come ha detto Davide, no, nessuno ti può dare la garanzia perché. Quello deve essere un lavoro tuo che dipende esclusivamente da te. Né Davide né io possiamo prendere una persona e farla uscire fuori, né tantomeno lo può fare Misink, anche se Misink è una, una bomba atomica, diciamo, perché in realtà l'effetto è molto molto forte. Ma se tu hai paure prima non uscirai mai. Se tu hai dubbi, sistemi di credenze, se pensi io non ce la faccio o se cominci a vedere gli altri. Anche quella, attenzione perché ci sono tantissimi trabocchetti nel viaggio astrale e non è una cosa, diciamo, che viene così in automatico. Ci vuole comunque una determinata preparazione. Bisogna capire anche quali sono i vari focus, perché ci sono dei focus che ti portano a rilassamento, che bisogna sviluppare, ma ci sono anche dei focus che eh, devi comprendere e attivare dentro la testa per avere questa espansione, no? questa espansione della, della consapevolezza, quindi Davide insegna anche a come ottenere questi focus, non è che uno mette gli msync in automatico e dice ok tra esco fuori, no, devo capire, devo prepararmi e devo capire cosa sono diciamo, determinati stati che vanno comunque raggiunti e come ottenere anche delle ancore, no? Delle specie di ancore per poi agganciarti a questi stati specifici che insegna proprio il, il Morro Institute. Eh sì, Michi, come, come tu adesso hai accennato i focus, allora Morro ha codificato questi stati. Il cui accesso è facilitato dalla tecnologia di Sync, e li ha chiamati Focus e gli ha dato un numero proprio perché non faceva parte di nessun gruppo eh, iniziatico, religioso, filosofico, li ha chiamati in maniera estremamente asettica, focus e numero. Esattamente. E quindi, modo ad modo esempio, focus 10 è uno stato in cui la mente è lucida, ma il corpo è addormentato. Ora, è uno stato straordinario? Assolutamente sì, perché nella nostra quotidianità non abbiamo mai uno stato in cui la mente è lucida, ma il corpo è addormentato tranne che magari quando facciamo alcune pratiche meditative, ma la tecnologia favorisce proprio l'entrata in, in questo stato. C'è un altro stato che si chiama focus 12, è uno stato di espansione anche oltre i limiti del corpo fisico. Quindi lo sperimentatore che sente questi suoni specifici si sente proprio espanso, si sente oltre il suo corpo. Si sente gonfio, espanso, e tanti altri stati. Adesso ne ho citati solamente due perché sono quelli che sono più funzionali per le esperienze fuori dal corpo, ma di questi eh, stati, condizioni energetiche, ce ne sono, eh, sono numerosi e tutti quanti sono eh, esplorabili col supporto, anche col supporto della tecnologia. Ma non so mica se abbiamo delle domande o delle curiosità Vabbè, da parte sì, dei nostri sì, ascoltatori. Sì, sì. E poi per concludere, poi adesso vediamo anche le domande. Allora, per concludere diciamo un po' il discorso, qual è la bella notizia di sync La bella notizia è che ci, ce ne sono, ci sono tanti stati che si sta, stati che si possono ottenere, tantissimi, non solo la Obe, la Obe classica, quindi l'uscita fuori dal corpo, ma c'è una sfaccettatura infinita di percezioni che si attiva dentro, diciamo, dentro la testa si attivano. Tantissime capacità eh, come vi la visualizzazione, la capacità di concentrarci meglio in un unico focus, in un unico obiettivo e la visione remota e il cambio di fase. I cambi di fase sono per esempio degli stati mentali in cui noi riusciamo a viaggiare oltre il corpo fisico però senza uscire fuori dal corpo, quindi senza la, la, la fuoriuscita del corpo astrale. Quindi i cambi di fase eh, sono praticamente delle cose un pochettino diverse, perché si attivano un po' tutte le aree del, del cervello. Noi in realtà abbiamo tantissime capacità dentro che non, non conosciamo, non, non riusciamo a sviluppare diciamo, in maniera così spontanea. No? E quindi questi Emisinc ci aiutano anche, anche a questo. Quindi, questa è poi la buona notizia: chi non riesce ad avere le hobbe. Non vi scoraggiate perché con i missing si hanno anche tanti altri tipi di percezioni. Ehm, vogliamo vedere un pochettino le, le domande. Allora, ci sono qui delle osservazioni. Ecco, c'è Kat che dice, ah, ecco una sua testimonianza, dice Io senza volerlo, così all'improvviso, ero sveglia in sala davanti al mio cammino. Mi sono trovata a casa della nonna del mio ex che vive in un'altra città. E ho visto cosa faceva precisamente il profumo della casa poi ho saputo che era esattamente così come mai come mai allora io penso che eh, si tratta proprio di una obe cioè mh, è una modalità in cui eh, noi usciamo con questo secondo corpo in una dimensione che è molto molto simile a quella fisica quindi è un out of body experience, un'esperienza proprio di uscita fuori dal corpo, e hai la possibilità di trovarti in questa dimensione, che è un, un esatto doppione della, della parte fisica, è un doppio vero e proprio in cui tempo e spazio non esistono, c'è cioè un grandissimo grado di libertà, eh, ma anche una consapevolezza molto, molto più espansa di quella comune e corrente. Eh, ma oltre a sperimentare stati di gioia, di felicità, perché ti senti libero e fuori da vincoli, riesci anche a verificare eh, quello che vedi. Perché tu, ad esempio, dici, non è soltanto un'esperienza mistica, ma è anche un'esperienza in cui la hai la possibilità di verificare eh, quello che sta accadendo nella dimensione fisica. Perché è una vista un po' dall'alto, ok? Quindi se riesci a vedere dimensioni superiori, a quindi a fare il cosiddetto viaggio astrale, quello di investigazione di dimensioni più sottili, in cui c'è un maggior grado di libertà, ci sono minori vincoli, e riesci a trovare un contatto anche con quelle che sono le parti superiori, allo stesso modo dall'alto vedi anche il basso e quindi riesci chiaramente a vedere anche la dimensione più fisica, più vicina a quella che è la materia fisica. Quindi CAT hai, hai proprio sperimentato quello che è un hobby, perché sei riuscito a vedere esattamente quello che succedeva nel fisico. Attenzione perché a volte, mh, questo dipende anche da noi, dal, da come riusciamo a pianificare, a volte avviene in maniera spontanea, ma ci sono dei metodi per cui noi possiamo addirittura pianificare, di vedere degli oggetti, per esempio, in distanze mh, molto molto lontane, per esempio, io posso vedere esattamente quello che sta facendo, per esempio, una persona dall'altra parte del mondo, come è vestita, eh, ed esattamente ricordarmi e riportare tutti i dettagli di una determinata situazione che posso poi verificare successivamente. Quindi, questa è, è la cosa molto eh, curiosa e eh, che va sperimentata, soprattutto, no? Non stiamo parlando pur parler, ma stiamo parlando proprio per sperimentare, per osservare questa realtà da vicino. Allora, ci sono tanti benvenuti, persone che ti conoscono, che ti salutano. Sentiamo Katia. Allora, Katia, rispetto al discorso della religione che facevamo prima... In effetti, se si riuscisse a vedere la religione come reale possibilità di anelare a qualcosa di alto, eh, assolverebbe al suo compito più puro di proiettarci oltre la materialità. Sono le sovrastrutture e le gerarchie gli schemi che purtroppo nascono nascondono questa fondamentale potenzialità delle religioni quindi vediamo come le, il discorso che stavi un po' facendo te no come le religioni in realtà possono aiutare no possono nascondere ma possono aiutare Pos tutto dipende da noi allora vediamo fate domande eh, a davide se avete curiosità su questa tecnologia a proposito, una cosa che, ti, che è importante da, da dire, che mi fanno spesso, mi fanno spesso questa domanda. Ora te la faccio, io te la pongo. Eh, tutti quanti possono sperimentare Misi con Misync o ci sono dei persone che non possono? Cioè tutti possiamo sperimentare questa esperienza? Utilizzare questo strumento? Allora. Ehm non è sconsigliata, non è opportuno che la utilizzi chi soffre di epilessia, mm. eh, sia con convulsioni che senza convulsioni, quindi epilessia. Poi eh, chi ha disturbi uditivi, nel senso che soffre di acufeni, ecco lì, lì è un attimo da, da riflettere, eventualmente da fare una prova, perché alcune persone che soffrono di acufeni eh, hanno un aumento del fastidio e quindi non è assolutamente opportuno che eh, li ascoltino perché se aumenta il fastidio non va bene. Altri invece eh, ascoltando i missing non hanno nessun tipo di, eh, nessun tipo di eh, aumento del fastidio e quindi eh, conosco delle persone che invece lo, lo utilizzano senza, eh, senza problemi. Fondamentalmente queste qui sono le, sono le categorie di persone per le quali eh, bisogna, bisogna usare un po' di, eh, non di attenzione, ma insomma, dev devono prima sentire il medico, ecco, se vogliono certo, certo. fare delle sperimentazioni. Ok, allora eh, Mariella eh, dice, posso pensare che gli stati ottenuti attraverso gli emisync dipendano dalla capacità del nostro cervello di entrare in, un, in uno stato meditativo, quasi di trance, che crea un contatto diretto con il divino e l'altra dimensione. Eh sì, e la tecnologia ti favorisce ti si agevola. Sì, ti agevola, sì. ti agevola è vero ti che ti esistono nuovi emisync specifici per la meditazione. Assolutamente. Contacto. Ma a, allora ci sono delle applicazioni missing di cui no, non parliamo adesso perché esula dal nostro discorso, però che non hanno nulla a che fare con quelle per l'esperienza fuori dal corpo, nel senso che sono frequenze diverse, che invece possono essere utili agli studenti per concentrarsi per lo studio e quindi anche quelli che hanno eh, dei disturbi sì, sì, dell'apprendimento, che hanno difficoltà a studiare, ecco che ci sono delle applicazioni specifiche che facilitano lo studio. Così come ci sono quelle che facilitano il sonno per chi soffre di insonnia, eh, o semplicemente per rilassarsi, quindi non sono tutte per l'uscita dal corpo, anzi, la stragrande maggioranza sono per altri scopi, per altri obiettivi. Poi, ripeto, nel contesto di questa nostra serata, parliamo di quelle per, per le esperienze fuori dal corpo. E la cosa eh, bella è che, comunque, eh, non sono elementi estranei perché vanno a stimolare delle nostre funzioni naturali, quindi non fanno altro che aiutare diciamo delle funzioni che già abbiamo. Quindi, per esempio, quella del sonno, con queste frequenze, che poi sono quelle delta, quelle più profonde, che ci fanno entrare proprio nel sonno profondo, e vanno ad agevolare in realtà qualcosa che già abbiamo dentro, quindi una frequenza già nostra che si attiva con l'ascolto di questi emisi. Quindi non c'è bisogno di pasticche. O robaccia, insomma, eh, ah, anzi, il Monroe Institute eh, proprio eh, raccomanda vivamente che chi utilizza la tecnologia proprio perché vuole avere il controllo dell'esperienza di non caricarci sopra eh, delle sostanze stupefacenti certo. o degli alcolici perché si rischia poi di non avere il controllo dell'esperienza. Quindi proprio sono, sono fortemente sconsigliati l'utilizzo di queste sostanze quando si vuole sperimentare. Assolutamente. Allora, Stefano, io sin dall'età di 15 anni ho avuto uscite fuori dal corpo, ma mai al di fuori della mia stanza. Fluttuo solo sul letto. Quando inizia dalla gamba sinistra, sentendola scivolare con i metodi indotti, trovo difficoltà nella posizione supina. Mentre una notte ero in una posizione di fianco e mentre mi, svegliai, mi, mi risvegliai rimasi con gli occhi chiusi, lì automaticamente sono uscito in un movimento veloce. Sì Stefano, allora diciamo che ognuno ha la sua modalità, noi quello che mh, cerchiamo sempre di spiegare quando ci, ci chiedono consigli, quando dico ma come devo fare, la posizione deve essere supina, deve essere... Trovate la vostra modalità. C'è chi riesce a uscire da supino, c'è chi riesce come hai fatto te a scivolare nel sonno, magari stando un pochettino piegato, è come se ruzzolassi fuori ed esci fuori con il corpo astrale per terra, fino a toccare per terra, quindi il cosiddetto rotolamento. Ci sono una serie di tecniche eh, che potete trovare appunto nel libro The Phase di Michael Raduca, che appunto è questo qui che io lo tengo sempre qui come la mia Bibbia e potete utilizzare tantissime di tecniche, ognuno utilizza quelle con cui si trova meglio, ok? E, e quindi questo è avvenuto in maniera, in maniera spontanea, Stefano, ok? Quindi sin dall'età di 15 anni, molto bello. Pensa quanto è bello riuscire a farlo volontariamente e pensa all'opportunità che abbiamo al giorno d'oggi con tutti questi metodi, anche tecnologici, se vogliamo, no? Emisync, ma anche metodi che vengono spiegati eh, da autori come, come Michael Raduga. Quindi mh, pensa quanto è bello no? poterlo fare in maniera volontaria, controllata. Eh, e ricordiamoci sempre, come dice Davide, fa, con Emisync fai tutto sotto il tuo controllo. A differenza di sostanze che puoi utilizzare, che magari, sostanze che magari ti danneggiano, che ne sai dove ti portano. Con in che tu hai la piena consapevolezza e il pieno controllo dall'inizio alla fine. Ok? Ecco, amici, aggiungerei una cosa. Eh, questa è un'altra cosa che mi, ha, che mi è piaciuta molto. Il Moro Institute insegna ad accedere a, a stati di coscienza più sottili utilizzando la tecnologia. Ma con l'idea che poi lo sperimentatore impari ad accedere a quegli stati senza la tecnologia, senza certo, il supporto certo. della tecnologia, perché altrimenti diventa una stampella. Io ho la stampella dei suoni e vado avanti a usare la mi appoggio alla stampella dei suoni per il resto della mia vita. No, non è questa l'idea. L'idea è quella che i suoni sono come le rotelline della bicicletta, li usi. Finché impari ad andare in bicicletta, quando poi impari ad andare in bicicletta, li puoi utilizzare se ne hai voglia perché ti fanno piacere, ma fondamentalmente non ne hai più bisogno. Ecco, questa è un'altra cosa estremamente interessante. Io, fondamentalmente, eh, sai cosa faccio? Io uso EmiSync, ma mi piace variegare. Perché la cosa bella, diciamo che secondo me ti attiva è sempre il diversificare, la diversificazione. Siccome Misic che c'ha una gamma incredibile di suoni, di modalità, e ogni volta ne provi uno diverso, non c'è niente di male. Eh, quindi non, non c'è mai quella monotonia no? che ti porta poi alla ripetizione, anche perché poi la ripetizione, la, 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 la cosa abitudinaria ti fa. Addormentare, quindi non riesce più ad avere quella, quella coscienza attiva? No? Quindi questo è il bello anche di questo strumento. Ehm, Stefano dice. Una volta ho provato la tecnologia e mi come è possibile che in una fase iniziale vedevo dei flash colorati ed infine un volto angelico? È <ride> la eh, domanda Stefano. La tecnologia facilita, aiuta questo tipo di esperienze straordinarie. Eh, assolutamente sì. Quindi, ti porta in stati di coscienza più sottili, più, più sei più rilassato, ti lasci andare, i due emisferi lavorano insieme, emisfero sinistro ed emisfero destro, scambiano informazioni, quindi, tu sei in uno stato di sincronizzazione dei due emisferi. E talvolta avvengono anche queste magie che sono estremamente gradevoli. Insomma, e ce le godiamo come, come esperienze nel percorso, senza attaccarci ad esse, però si sì, facilita: la tecnologia facilita. Ok. Allora qui c'è una curiosità di, Marie, di Mariella che esce un po' fuori dal contesto, no? però dice: allora, quali disfunzionalità? Del nostro corpo, sia fisica che mentali, sono in grado di curare o migliorare? Quindi sta parlando un po' del discorso guarigione tramite M-Sync, è un po' fuori contesto, però, proprio domanda a botte e risposta. Dai, Davide, proprio sì, no, no, va benissimo. Allora, eh, la tecnologia va sempre a supporto della medicina tradizionale, mai, mai in alternativa, certo certo. Ora, ehm, se una persona desidera. Ci sono dei suoni specifici mi sento, che non sono quelli per le esperienze fuori dal corpo, e che eh, facilitano dei lavori anche di, uh, col, con l'immaginazione a supporto della, della nostra, della, uh, di un benessere psicofisico. Poi, ecco, se uno ha delle problematiche mediche. Eh, Andrà dal medico, prenderà delle, farà delle terapie opportune. Questi sono semplicemente dei supporti, ma ad esempio, ci sono delle, delle, dei suoni e delle frequenze specifiche che fanno entrare, ci fanno entrare in uno stato meditativo, dove, ad esempio, eh, la persona che, che, che ascolta questi suoni è facilitato nel fare ad esempio dei trattamenti energetici a distanza. Io posso pensare chi usa Reiki a distanza ecco, se ci sono delle frequenze che ti portano in uno stato ancora, um, non ho, ancora più adatto, che favoriscono questo tipo, che ti mette uno stato profondamente rilassato, in cui la mente però è lucida e puoi lavorare altre persone, ma Può essere un può essere un'idea ok grazie e allora c'è una domanda che è proprio un classico eh, isabella dunque per avvicinarsi ai misc occorre prima eliminare la paura dell'esperienza obe e la convinzione di non riuscirci cosa si può fare per gestire queste problematiche c'è qualcosa di graduale allora, sì, ehm, uno può iniziare tranquillamente la sua sperimentazione. Ad esempio, se, se uno va nel mio canale YouTube, col mio nome e cognome, ci sono 21 meditazioni gratuite gradua, sì, sì, si fa che non gradua, sono per, per l'esperienza fuori dal corpo, ma sono per rilassarsi, per centrarsi, eh, per star bene eh, e di vario genere, ma proprio per cominciare. Quindi in quella maniera una persona comincia a prendere confidenza con, con lo strumento, comincia a provarlo, vede, vede che, che, che sta bene. Perché la gente perché utilizza questa tecnologia? Perché sta bene. Quindi si rilassa, eh, accede a delle informazioni, eh, a uno stato mentale che nell'ordinario non, non ha accesso. E quindi vede che è qualcosa che arricchisce la sua vita, gli dà supporto, gli dà, è al controllo, ha sempre il controllo, perché se in qualsiasi momento eh, mi suona il citofono che è il postino, anziché devo andare in bagno perché ho necessità, tolgo le mie cuffie, tolgo i miei auricolari e siamo a posto così. Uno prova una volta, due volte, tre volte, quattro volte, prova queste, queste meditazioni più, più tranquille, più, ma sono tutte tranquille, ma diciamo più... Um, mirate al rilassamento, al rasserenamento della persona, alla centratura, alla quiete, alla pace interiore. Ecco, e per cui quando poi uno si sente di fare qualche passo più in là, è a posto. Passo alla volta, un passo dopo l'altro, senza mai forzare. Bisogna sempre sentirsi a proprio agio con i passi che si fanno. Non bisogna mai avere quel senso di dire no. No, 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 no. Io faccio quello che mi sento di fare. Sempre in una, in una condizione mm. di agio, mai di disagio. E aggiungo, spesso trovi anche delle risposte. Eh? Quando fai queste diciamo queste meditazioni, quando ascolti e mi think, hai anche delle risposte. Perché, ripeto, hai questa espansione no? della tua consapevolezza che normalmente non, non hai, diciamo, un po' ti viene... Uh, fuori, provate, provate anche voi stessi a, ad ascoltare i misinc. Si attivano proprio determinate aree, determinate cose che voi non sospettate minimamente di avere e quindi vengono fuori immagini, suoni, percezioni. Ma la cosa bella è che avviene tutto in maniera graduale e sono, e sono proprio queste immagini che poi ti danno le risposte al tuo quesito. Quindi perché hai paura? Perché eh, di che cosa hai paura? Basta ascoltarsi, basta sapersi ascoltare per scoprire da dove vengono queste, queste paure. E poi il passaggio alla obbe è graduale, è, è tranquillo. Quando te la senti, diciamo, hai la, hai la obbe, hai, hai provi l'esperienza extracorporea, capito, Mariella? E... No, Isabella, Isabella. Mariella, se chiudo gli occhi vedo come uno schermo scuro. Mi isolo mentalmente da tutto ciò che mi circonda. Riesco a sentirmi connessa con l'universo, a vedere tante presenze, a lasciare fluttuare liberamente i miei stati di coscienza. Bellissimo, Mariella, grazie. Questa è proprio l'espansione di consapevolezza di cui stiamo parlando, no? quindi è proprio espandere se stessi verso, verso qualcos'altro, verso una dimensione interiore. E Davide, allora io direi, no, visto che adesso mh, siamo un po' eh, focalizzati nell'argomento, ti andrebbe di fare una piccola dimostrazione, spiegarci anche per capire un po' di che si tratta? Una vuoi fare una piccola pratica? Non so, dimmi tu, eh. Eh, eh, pe alle, persone alle persone fa piacere, ai nostri ascoltatori? Sentiamo un po', dai, sentiamo un po' se, se volete fare altre domande oppure se volete un attimo provare qualcosina. Tanto sto anche leggendo qui, vedo che ci sono anche due o tre domande interessanti, due o tre cose, poi le sviluppiamo subito. Allora. Tu che idea cosa volevi fare che allora, idea, amici, eh, io sto, sto andando sempre sto andando nel mio canale youtube ah. eh, nella playlist prova la tecnologia mm. e vorrei far provare ai nostri ascoltatori un brano che dura dieci minuti ok bene, quindi bene, un brano sì sì così capiamo anche di che si tratta no assolutamente eh, sì. mh, allora mi dici una... te sempre che è una cosa che mi ha veramente colpito una cosa è parlare del sale e una cosa è assaggiare il sapore del sale perché non senti che sapore ha il sale non sai che cos'è questo è un, un tuo aneddoto che, che fai ogni volta e che mi piace tantissimo molto a sì. onor del vero questa è, era, è una delle, delle storie era. più belle che mi portavo dietro dalla, dalla mia esperienza religiosa Ah, era, bello. Era, veniva, veniva insegnata in quel contesto, sì. Ah, in quel contesto religioso. Sì, ah, sì, sì. Dire. Ok, ok. Bene, allora eh, facciamo questa esperienza. Vedo anche nei commenti che le persone sono, hanno voglia di fare questa, questa esperienza. Dunque, eh, è importante questa cosa. Se state guidando, non ascoltate il brano perché è un brano che fa rilassare, è un brano fondamentalmente per rassenarsi e stare quieti e centrati, ok? Per cui se state guidando non ascoltatelo perché avete bisogno di, di dare piena attenzione alla guida e alla strada, ok? O anche se state andando in, in, in moto, in, in, in bicicletta, uh, o se state facendo delle attività pericolose che richiedono la vostra piena attenzione, non ascoltate. Per il resto, allora a questo punto qui vi potete, eh, vi chiedo questo, ascoltatevi 30 secondi prima del brano e date un voto da 1 a 10 allo stato di quiete e di serenità in cui vi trovate, dove 1 è il voto più basso e 10... Il voto più alto, ok. Io taccio 30 secondi per darvi tempo di darvi un voto. Sì, mi raccomando, che... scrivetelo anche qua sotto se volete anche nei commenti per capire insomma Perfetto. il vostro grado di soddisfazione, no. quiete, serenità e centratura. Bene, tenetelo a mente questo, questo, questo livello di serenità e centratura perché alla fine dell'esercizio avrete qualche attimo per ascoltarvi e vedere se è cambiato qualcosa dentro di voi. Allora, eh, vi suggerisco di abbassare o di togliere la, su di togliere la suoneria del telefono di mettere se potete cani e gatti fuori dalla stanza, perché se il gatto vi salta in braccio mentre siete profondamente rilassati non succede niente, ma è fastidioso. Se il cane eh, vi arriva vicino mentre siete molto rilassati e comincia ad abbaiare come un forsennato, vi fa fare un salto così sulla sedia, non succede niente, ma è sgradevole. E se potete avvisare anche le persone intorno a voi di non disturbarvi per i prossimi 10 minuti, ok? Così nessuno vi viene a chiedere eh, a che ora butto la pasta e cose simili. Eh, volume: tenete il volume medio-basso, non è necessario che teniate il volume altissimo, non è, non è assolutamente necessario, e ehm, se volete abbassare un pochino la luce, vi mettete comodamente seduti. Non è necessario che vi sdraiate, se volete farlo fatelo pure. Abbassate un po' le luci, seduti comodi, non è necessaria la spina dorsale retta. Ok? Avete qualche domanda? Eh, qui ci sono persone in chat che stanno dicendo che sono rilassatissime, centratissime, benissimo. Qualcuno un filino di meno, bene, allora vediamo, se, vediamo cosa cambierà. Insomma. Ok, avete qualche domanda su come fare l'esercizio? Allora, sì, allora, anche sdraiati, tenete presente questo, che eh, sono già le 10.35. Per alcuni sdraiarsi adesso significa dormire, perché alle 10.35, sdraiarsi dopo una giornata impegnativa, uno si addormenta subito. Per questo vi dico che è meglio farlo seduto, comodamente seduti. Perché è più facile rimanere presenti a se stessi e non addormentarsi. Quindi il rischio di fare adesso un'esperienza un sdraiati è di addormentarsi e quindi di perdersi l'esperienza, di non essere lucidi. Vediamo in chat se c'è qualche altra domanda, altrimenti possiamo partire. Benissimo. Allora ribadisco ancora una volta: se state guidando auto, moto, biciclette, non ascoltate l'esercizio, ok? Perché vi rilassa e non potete permettervelo. Bene, allora detto questo, Michele, io toglierei, tolgo il mio, il mio audio. Tolgo il mio video. Sì, sì, sì togliamo l'audio e il video. Okay. E partiamo con la condivisione. Okay. L'esercizio si chiama acqua aura pace interiore. È un esercizio per rasserenarsi. Quindi non è un esercizio per le obe, non è un esercizio per andare chissà dove nell'aldilà. Ah no, è un esercizio per stare sereni. Ok? Benissimo, allora buon, ascolto. buon ascolto, e a dopo. Sistemati in una posizione comoda per rilassarti ed espandere la tua consapevolezza con questa meditazione musicale. La pace nel mondo. Inizia con la pace interiore. Usa questa meditazione per stabilire un'intenzione di pace interiore e di armonia. Lascia che la tua mente sia liberata e purificata dalle preoccupazioni quotidiane, mentre ascolti i suoni dell'acqua che scorre sui cristalli di acqua aura. Goditi il rilassamento profondo, lo stato di meditazione profonda e la pace interiore, mentre il corpo, la mente e lo spirito sono in perfetta sintonia ed equilibrio. Mentre visualizzi l'acqua che scorre dolcemente sui cristalli scintillanti di acqua aura. Accogli la loro vibrazione di pace e invitala ad espandersi lungo tutto il tuo corpo. Inspira dolcemente, un po' più profondamente ed espira lentamente e completamente. Permetti alla tua consapevolezza di emergere dal tuo profondo e accoglila. Ritorna ora lentamente presente nel tuo spazio fisico, consapevole sempre di più della posizione del tuo corpo e di dove sei seduto o steso. Sei rilassato, ricaricato, riequilibrato, a tuo agio. Tieni questo mantra nel tuo cuore. Pace all'interno, pace all'esterno. Bentornati, riprendetevi con tranquillità, stiratevi, muovetevi e poi ascoltatevi, verificate se è cambiato qualcosa dentro di voi, se siete un pochino più sereni, più centrati rispetto a quando avete iniziato con l'esercizio. Ascoltatevi. Bene. Bella, questa è una delle, delle mie preferite. Anche di Daniela, dice, una delle mie preferite, in effetti è ci sono emisink eh, in forma musicale, quindi mh, chiamate proprio metamusiche, in cui c'è questo sottofondo, no? che in realtà è un tono che è il tono binaurale, ma è, è, è coperto un po' dalla musica. No? Mentre invece ho notato che ci sono degli emisink eh, dove c'è un suono, un rumore rosa, no? il cosiddetto rumore rosa, che è una sorta di fruscio molto molto gradevole, e sempre come sottofondo, però c'è questo suono no? molto molto basso, insomma, che appena si sente proprio leggermente, che però in effetti è quello che dà i suoi effetti. Sì, questa, era, questa è una meditazione guidata, ce ne sono anche alcune che sono solo suoni e frequenze. Ho appena messo in, in chat il link alla playlist di queste 21 meditazioni guidate e non guidate che potreste ascoltare eh, okay, quando, perfetto. Volete, perfetto. quando volete. Quindi basta che cliccate qui sotto nei commenti, c'è la, la playlist c'è un commento che, che, che mi fa tanto piacere di una persona che dice il mio voto era uno mi ha trasmesso serenità e ora mi sento serena e rilassata sì grazie <ride> bene, la cosa bene. più bella questa bene. e commenti vediamo un po' sto cercando di allora Iole uh, io ho provato solo una volta durante un incontro gratuito è stato stupendo super fantastico non mi scorderò mai più di questa esperienza sì Davide fai anche incontri gratuiti quindi non facciamo qua pubblicità però qualunque cosa contattate lui perché fa delle, delle sessioni gratuite per ascoltare tutti insieme gli emisicchi quindi magari prendete il contatto con lui per se volete fare questi incontri proprio per mi permetto di pubblicizzarlo perché è completamente gratuito quindi ecco allora, vediamo, uh, Vel, velia. Tempo fa, dopo pranzo, ho l'abitudine di fare un riposino. Mi sdraio nel divano e chiudo gli occhi. In quel battito di ciglia mi trovo in un tunnel nero con un, un fondo, in fondo, una luce bianca. Mi sentivo leggera, serena, beata e con un, con un amore dentro, indescrivibile. Non esisteva tempo. In quel luogo mi sono chiesta. Allora, è vero ciò che ho sentito da testimonianze? Ok, posso tornare e ho aperto gli occhi. Bello. Grazie, Vela. Molto bello questo. Allora. Io direi che un po' abbiamo snocciolato l'argomento, se c'è qualche altra domanda fatela, fatela pure e se no arriviamo direttamente qui alle, diciamo alle conclusioni. Ragazzi sperimentate, sperimentate perché questa è la parola d'ordine, quindi proprio cercare di sperimentare tutti i mezzi che abbiamo a disposizione oggi perché oggi come mai in nessun altro tempo abbiamo avuto tutte queste, queste possibilità, la possibilità di una, di una rete, di un network in cui praticamente trove, trovate tutte le informazioni che volete e di una tecnologia che a volte si parla un po' male della tecnologia, però c'è la tecnologia cattiva ma c'è anche la tecnologia buona, quella che ci aiuta, per, per il nostro benessere anche interiore, no? non solo materiale ma anche interiore. Quindi approfittiamo di queste, di queste cose. Magari invece di metterci davanti alla TV a vedere le cose in maniera passiva, utilizziamo questo strumento perché ci fa entrare in contatto con il nostro, con nostro sé e ci fa svegliare. No? Una sorta, quando ascoltiamo i e -Sync, e Sync, ripeto, ci sentiamo sempre più... si attivano delle cose, non vi dico nulla, però... Tutto da provare, da sperimentare, poi voi mi direte voi. Qualsiasi informazione c'è Davide, quindi avete il suo... Eh, tu rispondi tranquillamente anche su, su Messenger, no? Quindi qualsiasi cosa. Certamente, sì, sì. Benissimo. Io ringrazio di nuovo tutti quanti. Se non ci sono altre, altre domande... Saluto Davide, lo ringrazio insomma, per questa diciamo, bellissima esposizione insomma sulla, sulla, su Emisync. Grazie. grazie a tutti e grazie, grazie a, a voi Kitty. che ci avete ascoltato insomma fino, fino alla fine, credo che ci sia stato un buon, un buon ascolto. Davide ti saluto di nuovo. Grazie. grazie, grazie a tutti, arrivederci alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao alla prossima. Davide, grazie.